o democrazia costituzionale. Allora, prego. Allora, buongiorno a tutti. Il tema che noi trattiamo, trattati e costituzione, è un tema che richiederebbe di comprendere l'essenza, no, fenomenologica di questi due rispettivi concetti. Credo che sia molto importante che noi, per comprendere innanzitutto la rispettiva essenza, ma anche la loro compatibilità, risaliamo ad alcune precisazioni che sono storiche e normative, ma che non possono essere slegate da una visione macroeconomica, cioè dalla comprensione, attenzione, questo è importantissimo, dei termini delle ideologie o delle teorie economiche che sono rispettivamente sottostanti alla Costituzione italiana del 48, alla Costituzione democratica, e i trattati europei. Con i trattati europei, sinteticamente, io indico Maastricht e i testi che dopo sono succeduti tramite Lisbona fino al testo consolitato attuale, e se citerò delle norme farò riferimento al testo consolitato, che si suddivide in un trattato sull'Unione Europea e un trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Diversamente dal professor Guarino, io non ritengo che esista o sia mai esistita una formulazione dei trattati che sia stata volta o sia stata sia stata volta alla crescita nella stessa maniera che intende la Costituzione italiana, proprio per la divergenza radicale delle rispettive teorie economiche, macroeconomiche, che sono sottese dai rispettivi atti. E una volta che avremo verificato questo, potremo capire, vi darò delle informazioni che a mio parere è importante avere, perché uno dei problemi che vanno compresi è che noi della Costituzione non abbiamo più coscienza, cioè nel dibattito mediatico, politico, non si ha più idea di cosa sia veramente la sostanza dei valori e dell'idea della società che ha la nostra Costituzione, e questo permette di sovrapporgli senza procedere a un confronto consapevole il sistema di valori e l'idea di società che è sottesa nei trattati. Allora cerchiamo di capire: la Costituzione non nasce per caso esclusivamente come un momento di reazione, o meglio di soluzione a quello che era stato posto dalla Seconda Guerra Mondiale, perché a sua volta la Seconda Guerra Mondiale e i totalitarismi nazifascisti sono la degenerazione dialettica, cioè attraverso dei rivolgimenti a elastico, di un problema fondamentale che è quello della società capitalista borghese. Lo dico perché l'antecedente, è inutile che nascondiamo, non si può evitare di usare questi termini per definire le Costituzioni. L'antecedente della Costituzione italiana, dal punto di vista del fenomeno storico-culturale e socio-economico, è la Costituzione francese del 1793. Vi dico delle definizioni semplicissime che noi ritroviamo in questa Costituzione, che è considerata avanzata, ma è un modello. Perché? Perché nella sostanza, a saper la legge nella sua sostanza logica, contiene già tutto quello che nelle Costituzioni democratiche, pluriclasse e redistributive del Novecento, successivo alla Seconda Guerra Mondiale, è stato enunciato. Allora, vi do due flash rapidissimi. L'articolo 24 della stessa Costituzione del 93 dice una cosa che sembra un'ovvietà, ma dovrà essere in qualche modo collegata a questo problema socio-economico: la sovranità risiede nel popolo, ma si occupa immediatamente dopo di definire la garanzia del popolo in termini sociali, perché era perfettamente cosciente di qual era il problema di stabilità, coesione, crescita, distribuzione del reddito. Altre norme lo confermerebbero, potendo dilungarsi su questo. Però dice: la garanzia sociale consiste nell'azione di tutti
per assicurare a ognuno il godimento e la conservazione dei suoi diritti. Questa garanzia riposa sulla sovranità nazionale. Adesso l'equivoco del nazionale associato alla sovranità lo dissipo immediatamente. Quello che è stato chiarito da tutto il costituzionalismo moderno è che l'accostamento di sovranità popolo e nazione nasce dal fatto che le comunità che possono dar luogo al fenomeno popolo, cioè il titolare della sovranità, si lega agli stati nazionali, inevitabilmente come massima dimensione storicamente verificabile, e vi sfido a trovarne una che non lo sia, che non sia nazionale, di realizzazione di che cosa? Di questa garanzia sociale dei diritti fondamentali. Diritti fondamentali che, come ha detto il professor Guarino, non sono i diritti di libertà, cioè la prima versione che già nella Costituzione del 1793 era cosciente questa distinzione. I diritti di libertà sono un presupposto, la proiezione della garanzia sociale si ha nei diritti sociali. Il culmine dei diritti sociali è il diritto al lavoro. E quindi le Costituzioni si occupano di regolare il conflitto sociale rispetto a società di cui capiscono, comprendono e prendono atto che la struttura sia economica capitalista, e quindi arrivare a regolare il conflitto sociale rispetto al substrato, alla componente lavoro, la componente sociale principale della società che compone il popolo. Sul piano dell'associazione con nazionale, che si presta a equivoci internazionalisti, di cui ho parlato diffusamente nel mio libro, vi dirò subito: quello che conta è che il popolo, attraverso un processo di autoidentificazione, dia luogo al primo momento di legittimazione di ogni potere normativo, e cioè il potere costituente. Questo potere appartiene a un popolo. Il processo autoidentificativo non deve naturalmente coincidere, non deve necessariamente coincidere con una nazione, e sono fatti storico-sociali innegabili che lo consentono. Quindi la garanzia democratica, che è garanzia dei diritti portati alla generazione dei diritti sociali, nasce quando c'è un popolo che si autoidentifica e si sente come tale. In assenza di questo fenomeno del potere costituente non si ha legittimità costituzionale e democratica. Legittimità costituzionale e democratica è quindi tutela dei diritti fondamentali. Questi due punti sono inscindibili. Senza il potere costituente del popolo non c'è tutela dei diritti democratici fondamentali. E vi sfido a trovare un ordinamento nella storia che sia riuscito a tutelare i diritti fondamentali non potendosi fondare su questo processo popolare democratico del potere costituente. Allora vediamo la nostra Costituzione quali valori accoglie e quale concetto, quale visione economica, diciamo, assume come principio fondante della nostra società. Perché la Costituzione è la norma suprema. Piaccia o non piaccia, la Costituzione esiste, finché ce la lasceranno nella sua forma attuale dei principi fondamentali, e questo non è qualcosa che possa essere facilmente modificato, perché i principi fondamentali di cui parlerò sono quelli che non sono soggetti a revisione costituzionale, quindi sono inderogabili. Anzi, dice la Costituzione del 93 qualcosa di molto interessante, e cioè che la sovranità del popolo è irrinunciabile, imprescrittibile e indivisibile. È lo stesso identico concetto che per i costituzionalisti e per chi vuole e sa leggere la Costituzione è contenuto nell'articolo 139 della Costituzione, quando dice che la Repubblica, la forma repubblicana, non è soggetta a revisione. Ma se uno va a vedere i lavori della Costituente, è inequivocabile, dall'altra parte anche i costituzionalisti più attenti lo hanno sottolineato, eppure la nostra Corte Costituzionale, quando proprio in materia di individuazione dei controlimiti rispetto al diritto europeo. Esistono cioè dei principi indeclinabili che non soltanto non sono soggetti a revisione costituzionale, cioè non potremo modificarli se non attraverso una rottura dell'ordinamento che in questo modo, o un colpo di Stato, una rivoluzione, una conquista, la debellazione da parte di una potenza estera che sia in grado di rompere la continuità dell'ordinamento fondata sulla sovranità popolare e democratica. Qual è il concetto fondamentale della Costituzione? Molte volte ci viene detto, ci viene ripetuto, ma noi ne abbiamo perso la sostanza del significato. È l'articolo 1, che prova tutta una serie di parallelismi, la Costituzione
Costituzione, la Repubblica, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Quello che significa questo sembra oggi, molti protestano, ho sentito molti giovani protestare su questo, dicono no, insomma, non ha senso, è stato tradito, è una formula senza senso. Ma se noi andiamo a vedere perché, ovviamente dobbiamo collegarlo con le altre norme della Costituzione, con i principi fondamentali iniziali. Vediamo cosa dicono i costituenti. Dossetti, un costituente di ispirazione cristiana, nel verbale del 18 ottobre 1946 dice l'articolo 1 non va bene così com'è, perché noi non dobbiamo dire l'Italia è una repubblica fondata, ovviamente si può dire è una repubblica fondata sul lavoro, noi dobbiamo dire l'Italia è una democrazia fondata sul lavoro. Alla fine si trovò la formula di compromesso, è una repubblica democratica, perché si interessava molto in quel periodo, è ovvio, dire che non poteva essere una monarchia. Ma al di là di questo, perché ci si cura di fondare sul lavoro la democrazia italiana? Per gli stessi motivi per cui ce ne si iniziò a preoccupare nel 1793, per cui per tutto il 800, con quelle diciamo, manifestazioni di pensiero, di movimenti politici, con la nascita del marxismo, non dimentichiamolo, per 150 anni, fino alla nuova Costituzione, ci si è occupati sempre dei soliti problemi. Di questi problemi si occupa anche il Trattato di Maastricht, ma in maniera del tutto diversa. Non nessuno ignora che questo è il punto del problema. Sempre quando, non a caso, quando si parla di iniziativa economica, nell'articolo 41 della Costituzione c'è un intervento illuminante di un altro costituente, Chidini, del Partito Socialista, il quale dice, di fronte alla formulazione originaria, la formulazione proposta in commissione fu portata da Togliatti, ci sollevarono in molti dicendo no, inaccettabile, perché qui si arriva sostanzialmente a un recepimento eccessivo dello schema marxista. Si arriva a una formulazione opposta, non vi faccio i nomi, sarebbe lungo, se no non arriveremo mai alla fine di questo intervento, e lui dice, però vi ricordo che a quel momento l'articolo sul diritto al lavoro, che oggi è l'articolo 4, era stato accettato con questa formulazione. Per cui vi ricordo che siccome questo è il principio fondamentale, l'articolo sull'iniziativa economica non potrà ignorare il principio fondamentale, e nessuno dopo di ciò potrà mai ignorare il principio fondamentale. Dice, vi ricordo che noi abbiamo votato e approvato questo articolo, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo tale diritto. Questo è il programma economico della Costituzione. Cioè, senza dilungarci molto, perché poi in realtà tutta l'analisi della Costituzione nei suoi principi fondamentali e in quelli che sono corollari inscindibili, che come tali non dovrebbero anche, neanche essere soggetti a revisione costituzionale se non in menus, cioè nella parte in cui altre norme riflettono i principi fondamentali della Costituzione, potrebbe pure ipotizzarsi una modifica, ma solo in quanto si espanda maggiormente il principio fondamentale che in essi è espresso. Non so se mi sono spiegato, perché questo è un punto fondamentale su quello che è il limite di revisione dell'assetto democratico. Allora, quello che si può sintetizzare è che nell'epoca in cui fu formulata la Costituzione, conscia dei problemi che 150 anni di conflitto sociale avevano posto, conflitto sociale che aveva portato in varie forme da parte delle forze dominanti alla instaurazione di altre forme di mediazione. I totalitarismi del Novecento sono un tentativo di sedare il conflitto sociale attraverso un autoritarismo che sia al tempo stesso sociale, cioè che crei dei punti di equilibrio che vanno incontro al fattore lavoro. Non c'è dubbio su questo. Sono dal punto di vista del fattore lavoro, dei diritti sociali, sono più avanzati del liberismo sfrenato che portò alla crisi del 29. E su questo non è una conclusione particolarmente scioccante. Il capitalismo sfrenato è sempre incombente. Il capitalismo sfrenato non è un termine spregiativo, è il termine che usa Karl Popper, un liberale, per definire ciò che è il capitalismo antecedente alle costituzioni del secondo dopoguerra del Novecento. Quindi è un termine, diciamo, culturalmente fra i più solidi che possiamo offrire.
Quindi la Costituzione italiana si ispira alla piena occupazione. La piena occupazione, indubbiamente in quell'epoca storica, si lega alle teorie keynesiane. Non darò una definizione tecnica di questo, ma vi porterò su quella che è una definizione, diciamo, folgorante, che dà un altro economista importante dell'epoca, che è Kalecki, che dice: la piena occupazione è quella condizione in cui il licenziamento finisce di essere una misura disciplinare e diventa effettivamente un episodio di un percorso. Allora, qual è invece, visto, non so se ho delineato abbastanza quali siano i fondamenti del modello economico costituzionale, cristallizzato nei suoi principi immodificabili. Vediamo invece qual è il modello di Maastricht. Il modello di Maastricht è innanzitutto incomparabile dal punto di vista lessicale e strutturale. È il modello di Maastricht e i trattati seguenti. Spesso faccio mostro quale sia la consistenza di questi trattati dal punto di vista proprio della quantità di parole utilizzate, la quantità di norme che vi sono racchiuse, e si può riportare immediatamente quello che è stato detto da taluno, non farò i nomi, ma comunque è una dichiarazione concorde: abbiamo scritto i trattati in maniera tale che fossero incomprensibili. Tanto sono incomprensibili in modo tale che non si potesse ben percepire ciò che in esso era scritto e non fosse immediatamente comparabile con ciò che è scritto nelle Costituzioni. Questa è una missione, cioè, la potremmo addirittura definire un'interpretazione autentica dello stile normativo dei trattati, e non proviene da critici, proviene da coloro che si sono occupati di queste norme. Tanto è vero che molti sostenitori del vincolo esterno derivante dai trattati e della sua superiorità non conoscono i trattati, non ne sanno leggere le norme, riportano esclusivamente delle vulgate, delle contrazioni ellittiche in una serie di slogan che nulla hanno a che fare con quello che è veramente scritto nei trattati. I trattati, in sintesi estrema, mentre abbiamo visto che la Costituzione ha un principio fondamentale che è enunciato prima dal suo articolo 1, che è la tutela del lavoro, cioè la cura di risolvere il conflitto sociale garantendo la piena occupazione. Questo è un programma di politica economica pienamente accettabile, d'altra parte la teoria di Keynes è volta essenzialmente a questo. Invece i trattati non si occupano di questo, non si preoccupano di questo. I trattati sono tutti i trattati. Io ci ho speso parecchio a cercare qualcosa che contraddicesse questa mia conclusione. Possono essere, attraverso un processo riduzionistico di tipo fenomenologico, possono essere ridotti a due norme fondamentali, e cioè le norme chiavi, i principi chiavi, informatori, che attraverso infinite parafrasi sono il contenuto normativo essenziale dei trattati, sono forte competizione e stabilità dei prezzi. Cioè, forte competizione non è inteso e mai menzionato in termini di concorrenza perfetta, e su questo si potrebbe lavorare a lungo, ma non abbiamo il tempo di farlo, ma è inteso esclusivamente tutti gli atti conseguenti e complementari legati ai trattati lo confermano. Si intende riduzione, possibilmente fino a zero, dell'intervento pubblico nell'economia. Questa è la forte competizione a cui si riferisce, e applicazione della legge della domanda e dell'offerta esclusivamente al mercato del lavoro, cioè il ritorno al lavoro merce, cosiddetto lavoro merce. Il contenuto normativo dei trattati è quindi riducibile a questi concetti, che sono forte competizione, reiteratamente espresso come principio prioritario proprio nell'ordine espositivo e nelle norme chiave, che abbiamo visto essenzialmente implica le due conseguenze: limitazione dell'intervento pubblico nell'economia e lavoro soggetto a domanda offerta, e l'altro è stabilità dei prezzi, che implica, al di là dell'adozione della moneta unica, perché la moneta unica è un'evenienza all'interno dell'Unione Europea, e se uno va a leggersi e sa leggersi l'articolo 3 paragrafo 4 del trattato dell'Unione, cioè la parte più importante teoricamente, no? Fondamentale, la sola norma, si rende conto che proprio come tale, come evenienza,
è considerata la istituzione dell'Unione Monetaria e l'appartenenza all'Unione Monetaria, norma chiave puntualmente confermata dalla disciplina degli articoli 139 e 140 del testo sul funzionamento dell'Unione Europea, quello in cui sostanzialmente si vede che esistono i paesi in deroga e che non esista alcun obbligo di diritto internazionale a entrare nell'Unione Europea e per cui si possa tranquillamente prefigurare uno status di membro dell'Unione Europea che non sia soggetto a un termine o neanche a uno scopo essenziale dell'Unione legato alla realizzazione della moneta unica. Le norme, per come sono state scritte, non consentono altra conclusione che questa. Ovviamente non elaborerò oltre perché è uno dei tanti argomenti su cui la cattiva conoscenza e la cattiva capacità di lettura dei trattati impera. Proseguiamo, dice la crescita, il professor Perino fa riferimento a un possibile, come dire, euro buono che avrebbe potuto, sulla luce dell'impalcatura dei trattati, condurre a una crescita in base a diversi parametri o a diverse regolazioni contenute nel famoso regolamento del 1997. In realtà io dubito che questo fosse mai possibile, perché se, facendo una grossolana o comunque una semplificazione, la Costituzione italiana è nel clima della economia keynesiana dominante, dominante perché aveva portato la salvezza dalla crisi del 29 dell'Occidente, comunque il mondo. Invece i trattati europei sono scritti sotto l'influenza economica e di teoria generale dello Stato, di due, diciamo, importanti espressioni del pensiero liberista, iperliberista, che sono von Hayek e Friedman, sulle cui connessioni storiche e contenutistiche poi il mio libro, se volete leggervelo, vi darà molte informazioni. Allora, come si farebbe in base ai trattati e anche facendo il più bel regolamento di stabilità e di convergenza possibile? Come si farebbe a crescere? È molto difficile immaginarlo, perché innanzitutto abbiamo visto che si lega la stabilità dei prezzi, cioè la limitazione dell'inflazione, che a quei livelli storici dovrà significare diminuzione, e quindi è un fenomeno che nel suo segno si chiama deflazione. Tant'è vero che immediatamente la norma chiave di tutta l'impalcatura europea si può trovare nella sua scala di valori, nell'articolo 3, paragrafo 3. Allora là si dice... noi cerchiamo una forte economia sociale di mercato, stabilità dei prezzi volta alla piena occupazione. Quando si parla di piena occupazione, tutto ciò non ha nulla a che vedere con la piena occupazione che intendono Keynes e Kalecki. Nulla. Perché quel concetto, in quel contesto e con quella priorità scandagliata con precisione di valori, non è null'altro che il concetto, ma anche storicamente è facile accertarlo, sono quelli gli anni, sono quelli i referenti, gli antecedenti storico-culturali, è la piena occupazione che intendeva Friedman, basata sulla attesa dell'inflazione, poi diventerà poi aspettativa razionale nella scuola neomacroeconomica classica, cioè un'idea che sostanzialmente se diminuisce l'inflazione, le persone saranno indotte dai prezzi più bassi ad aumentare i consumi e gli imprenditori saranno indotti a fare investimenti e di conseguenza io avrò una crescita. Ora, questo fenomeno non si è mai verificato. Non si è mai verificato, tanto è vero che Friedman a 92 anni disse: visti i risultati, oggi non spingerei più in quella direzione. Friedman. Proseguiamo, come si fa a crescere nel sistema dei trattati? Allora, non abbiamo più la politica monetaria se si aderisce all'euro, perché si ha una moneta non più nazionale, di cui sicuramente è sottratto il tasso di interesse e la quantità di moneta sono emettibile dall'istituto, dal tesoriere, dalla banca centrale, sono sottratti allo Stato. La politica fiscale è quasi pressoché totalmente assorbita dal rispetto dei limiti di indebitamento annuo e dal debito complessivo. In più,
a questo aspetto si unisce una banca centrale indipendente pura, attenzione, unicum nel mondo occidentale avanzato. Noi non abbiamo una semplice banca centrale in autonomia tecnica, noi abbiamo una banca centrale in autonomia pura, cioè la banca centrale ha il divieto, non ha nessuna discrezionalità, di acquisto diretto dei titoli del debito sovrano. Quindi non potrà mai connettersi al volume di liquidità aggiuntiva che serve al sistema per crescere. Ultima caratteristica, l'abbiamo vista diciamo sommariamente prima, qual è il concetto di competizione? Esiste un divieto di monopoli statali, esplicito, per quanto riguarda sia i monopoli naturali, che vorrei sapere i monopoli naturali se non devono andare in mano allo Stato, alla cosa pubblica, a chi dovrebbero andare in mano, sia con riguardo ai servizi di preminente interesse generale, mentre esiste una disciplina piuttosto mobile sui monopoli privati, mentre sono ammessi gli oligopoli, che sono una forma più insidiosa di rendita controconcorrenziale, con una elusiva clausola dell'abuso di posizione dominante. Anche lì nel mio libro io illustro come questa teoria della concorrenza, dal punto di vista della fluidità della domanda effetto e concorrenza perfetta, sia perfettamente rispondente alla teoria di von Hayek e von Mises. Dopodiché avremo come effetto, abbiamo registrato sempre e soltanto il calo del cosiddetto monte salari su PIL, l'aumento strutturale della disoccupazione e il mascheramento di parte della disoccupazione crescente in varie forme di destabilizzazione del lavoro con flessibilità e precarizzazione. Questo, attenzione, è un risultato che era insito nei trattati al di là di qualsiasi, diciamo, normativa attuativa della stessa. Su questo non ci sono dubbi. Vi leggo quello che nel 1988, all'indomani dell'atto unico, ha scritto, se lo trovo, sì, arrivo a conclusione, se lo trovo. Ha scritto Antonio Costa, direttore generale degli affari economici e finanziari della CEE, in cui si traspare la consapevolezza, prima ancora che fosse fatto Maastricht, ma per il solo fatto che si sapesse che bisognava fare l'unione monetaria e partire con quei principi che vi ho illustrato. Si va verso l'unione monetaria, al di là delle forme istituzionali che potrà assumere, l'approssimarsi di essa sarà rappresentato da un avvicinamento a un sistema che emula i cambi fissi. Se certe politiche dei cambi potranno ristabilire le barriere che vogliamo abolire, favorendo la competitività di alcuni a danno di altri, non si avrà un mercato unico. Dunque, anche la variabile dei tassi di cambio dovrà essere posta sotto controllo. Si vede come questo sia quasi immediatamente autocopiolizzante dell'Italia, perché sembrerebbe che il cambio flessibile sia una pratica scorretta, mentre invece stranamente nei cambi fissi si dimentica che esiste il tasso di cambio reale che consente manovre molto più insidiose, come abbiamo constatato. In futuro, se non ci saranno più le barriere che influenzano gli scambi, e cioè i cambi flessibili e le correzioni automatiche che derivano dai cambi flessibili, se i tassi di inflazione dovranno convergere, in esatto, i tassi di inflazione devono coincidere. Se l'integrazione finanziaria farà convergere i tassi di interesse, idem, in presenza di forte debito pubblico, l'aggiustamento con la moneta unica avverrà per mezzo di una sola variabile. A quel punto, cioè, solo l'occupazione potrà assorbire gli squilibri. La sola valvola di sicurezza sarà il mercato del lavoro e la crescita. Sarà più lenta che altrove. E quindi sarà minore la crescita del reddito reale. Riteniamo che questo non debba accadere, perciò da oggi la manovra di risanamento del debito in corso in questi giorni è fondamentale per salvaguardare l'occupazione di oggi e quella di domani, cioè a dire iniziamo oggi a deflazionare il lavoro, cioè i salari reali, perché domani dovremo avere problemi con la bilancia dei pagamenti.
Qua potrei anche concludere, avrei altre cose, molte altre cose da aggiungere, ma a questione di tempo non pare che non sia così. Grazie. Di chiamarmi eroe, l'ho fatto per molto.